Mister, sicuramente la partita d'andata è stata una delle più grandi emozioni di questo campionato. Ti chiedo come è cambiato il tuo Verona dal pareggio di San Siro col gol finale di Nico Lopez? Ma non so, è passato tanto tempo, quindi diciamo che è difficile. Io ricordo quella serata lì, insomma, quello che ho detto anche allora, ricordo benissimo il grandissimo numero di Javier e il gol di Nico Lopez. Facciamo una partita, credo che dopo aver sbagliato un rigore, dopo aver credo meritato di vincere, però spegnilo, dai, per favore. Mi stanno ammazzando. Prego, prego, mi sta continuando. E quindi ricordo benissimo quella serata lì. Ricordo l'esultanza, al contrario di chi, quindi eravamo molto 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 contenti perché non avremmo meritato di perdere quella partita, anzi io credo che avremmo potuto vincere quella gara. È andata così, quindi questa non so che partita sarà, perché i momenti sono cambiati, anche loro non è un momento felice, vengono da una settimana tosta anche questa, e quindi saranno carichi, vorranno fare una partita importante e poi di deve proiettare al derby della settimana seguente. Quindi ci sono tutte le prerogative che l'Inter venga qua veramente tosta, e quindi di qualità, dobbiamo dire sia del mercato che prima, siamo una squadra di qualità che ancora non ha trovato, e quindi dobbiamo fare una partita veramente di grande attenzione e grande concentrazione. Ecco, se l'Inter arriverà a 20 gol arrabbiato, immagino che anche i tuoi giocatori, tu i primi, sia stato ancora un po' infastiditi, diciamo, per il risultato dell'ultima partita con Cesena. Sì, non è che nella partita non sono stati qui quel mercato di 10 minuti, è stata giocata come era stata preparata, poi sono gli episodi, il gol, il numero di trovato, insomma, hanno cambiato tante situazioni. Bene, noi siamo una ragazza, noi dobbiamo essere concentrati, credo che la nostra differenza è quella, dobbiamo veramente portare il massimo concentrazione nelle situazioni di gioco, abbiamo davanti giocatori con qualità e avere coraggio, perché non ci manca, abbiamo una buona classifica, quindi faremo di tutto perché sono una buona gara. Rafa Márquez, mai il titolare contro l'Inter, o pensi di dare fiducia alla coppia Morrison-Rodriguez? Ma sia che non ha fatto bene, adesso vediamo, anche Rafa è un po' più fuori, bisogna anche valutare come sta. Una conferma immagino che sia Pisano, insomma, sta facendo veramente molto molto bene. Ma io sto facendo bene, ma non si è andato quasi mai, è stato un problema. Solo ieri si è aggregato alla squadra e vediamo oggi che può insomma dare le rifiniture. Però insomma, in generale quello che dicevo prima, siamo contenti, grazie allo staff medico, sanitario. Abbiamo tutta la rosa al completo e a questo punto della stagione siamo orgogliosi di questo, che questo sia così insomma. Rientrerà invece Taxidis, immagino, in cabina di regia, purtroppo l'unico disponibile è Arturo Ionita, insomma per lui questo problema con la nazionale che con tutta probabilità insomma ti costringeranno ad averlo da qui fino al termine del campionato. Sì, beh, Arturo penso che ormai insomma non lo recupereremo, adesso valuteremo insomma se intervento logicamente, però al di là di questo abbiamo tante altre alternative, Taxidis è una, però anche quella lì può giocare lì, insomma, credo che adesso abbiamo un'altra alternativa lì. E poi c'è questo eterno giovane che si chiama Luca Tronica, può canoniere nell'anno solare 2015, davanti perfino alla Pashtevez con 10 gol, insomma, ormai gli aggettivi li abbiamo spesi tutti per Luca, ne hai inventato qualcuno di nuovo per definire appunto questo straordinario campione? No, ma Luca Tronica era lì, lo potevano prendere tutti, poteva anche restare nella società dove ha fatto l'ultimo anno, tutti avrebbero potuto prendere Luca Toni. Ci abbiamo creduto su noi? No, non so, lui sicuramente si è rimesso in gioco, ha trovato un ambiente, un allenatore, compagna e una società disponibile a tante situazioni e lui ha poi venuto fuori Luca Toni. Noi siamo arrivati, però credo che il maggior merito vada sempre a lui che si è messo in discussione e sta dimostrando col lavoro, perché al di là di tutto poi Luca non è uno che gestiamo, ma non è che gestire vuol dire dargli permessi, qua di là lui è sempre il primo in campo, è una personalità che si merita tutto questo, complimenti ancora.
Ultima, Benussi lo confermerai tra quali, immagino? Vediamo, sì, in linea di massima, vediamo domani anche lì, insomma, valuteremo. Ormai c'è tutte le domeniche, gioca qui, gioca lì, quindi vediamo domani. Grazie.